Turbo Racing, ma quanto se stiamo a divertire! Sono spettacolo! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti, anzi, bentornati in pista! Ma che pista! Turbo Racing 1 a 76. Sicuramente ragazzi ne avrete già sentito parlare. Avrete già visto diversi video che abbiamo pubblicato sui nostri vari canali social, ma ho pensato, ma non ho fatto nessun video di spiegazione approfondita su questi modelli? È impossibile, facciamolo subito! Infatti abbiamo allestito in pochissimo tempo un tracciato, che questo ci viene fornito direttamente dalla Turbo Racing ed è quello più grande, ma non preoccupatevi, perché il bello di queste macchine è proprio quello, che le potete usare ovunque, potete realizzare dei tracciati spettacolari con dei piccolissimi oggetti, tipo volete farlo con dei bicchieri, insomma potete farlo come vi pare. Ho detto, presentiamo a tutti voi cari utenti del nostro canale la serie Turbo Racing, che riguarda automodelli radiocomandati in scala 1 a 76 che offrono una tecnologia veramente incredibile. Questa è la mia, io ho scelto l'Eclipse, poi fa dal caso è numerata 1, ma non è perché è 1 o quant'altro, perché qui ci divertiamo come matti. Qui, come potete vedere sul tracciato, ci sono diversi modelli, ognuno numerato, perché in tarda serata qui ci sono delle gare clandestine. Oh! Solo che questa è quella del fagiolo a numero 5, ma lui c'è il trucco, perché questa poi ve la faccio vedere, c'ha qualcosa di spettacolare. Ragazzi, questi modelli sono veramente il divertimento a portata di mano. Guardate che dimensioni, ma non pensate è un giocattolino così, assolutamente no. Intanto guardate le luci anteriori, posteriori, con tanto di stop, controlli proporzionali, quindi possiamo girare poco, tutto veloce, andare piano, andare veloce, e addirittura anche i neon nella parte inferiore. Infatti a noi poco ci importa, giorno o notte carichiamo le batterie e ci ammazziamo de botte, perché immaginate, è uno spettacolo! Il bello di questi modelli è prima di tutto l'autonomia di gioco, perché con una carica potete giocare oltre 30 minuti. 30 minuti! Sì, quindi caricate le batterie, avete un attimo di tempo in pausa pranzo, srotolate il tappetino Turbo Racing e potete divertirvi ovunque. E se siete sul posto di lavoro, sono sicuro che ingaggerete qualche vostro collega per sfidarvi, e da lì non vi dico che cosa si crea. Non è che lo sto immaginando, ve lo dico perché è già successo diverse volte, non qui ma in tanti posti d'Italia. Cioè, stiamo creando una vera e propria community. Comunque, voi, a parte il lato estetico, questa non si chiama Eclipse, ma ricorda l'Eclipse di Fast and Furious. Quali altri modelli ci sono nella serie Turbo Racing? Per quanto riguarda le stradali, troviamo la Supra, la RX7, la Mini, ma attenzione, al momento i pacchetti disponibili quali sono? La Supra, l'Eclipse, le Mini di vari colori, e per quanto riguarda invece l'RX7, la potete trovare all'interno del pacchetto quarto anniversario, un pacchetto molto conveniente perché contiene 5 modelli, quindi la Mini, la RX7, la Eclipse, la Supra e anche la stupenda, quella da fuoristrada, stradivertente, quella truccata del fagiolo. E all'interno della confezione, oltre a trovare 5 modelli, troviamo anche una trasmittente digitale con cui possiamo andare a gestire diversi importanti fattori. Come vi faccio un esempio, la mia si porta benissimo sul circuito, riesco a pilotarla facilmente perché è difficile, è piccola, voglio arrivare sul punto di corda, non è facile ragazzi essere veloci
però grazie a questa radio posso andare a gestire delle funzioni come l'esponenziale, sia del gas che dello sterzo, la massima sterzata, insomma alcune funzioni che mi permettono di pilotare la mia Eclipse molto molto facilmente. Di default negli altri pacchetti troviamo delle radio standard come questa qui, dove però ci sono altrettante regolazioni, quindi il dual rate per il gas, per lo sterzo e naturalmente il trim. E per quanto riguarda invece i modelli tipo Supra, tipo Eclipse, tipo i modelli da fuoristrada, la radio è dotata anche di tre velocità divise in percentuale: 25%, 50% e 100%. E che velocità raggiungono? 7 km orari. Poco? Sì. Forse non vi rendete conto, ragazzi. Quindi, proprio per questo motivo, mi faccio spazio, la mia Eclipse è accesa e vi faccio vedere come va. Ci tengo a precisarvi una cosa, mentre mi porto sull'allineamento, mentre vado in partenza, qui la velocità non è massima perché su questo tracciato diciamo che non possiamo sfruttarla a pieno, però siete pronti? 3, 2, 1, via! Mamma mia, guarda, te è veloce, devo andare un po' più piano perché ragazzi non è facile, sembra ma non lo è, ma neanche troppo, perché qui parliamo di pista. Quindi si possono realizzare delle competizioni tra amici e colleghi che sicuramente, ragazzi, vi terranno sulle spine al limite durante tutta la fase di gara. Qui tre corsie ci sono, ma noi ci siamo divertiti fino a 7. Adesso, ragazzi, sto andando piano perché parlare e guidare questi modelli non è assolutamente semplice. Quindi un attimo di silenzio, vediamo se mi riesce un hot lap, vai! Già ho sbagliato. Già ho sbagliato. E adesso parcheggiamola. Top, lo spettacolo di sopra, piano piano. La posizione numero uno è la sua e abbiamo riportato i nostri modelli in garage. E se vogliamo li rimettiamo sotto carica con il semplice cavo USB del tipo C che possiamo collegare a un classico alimentatore USB e possiamo ricaricare le nostre Turbo Racing in pochissimi minuti, circa 30, proprio quanto l'autonomia. Quindi avete capito qual è il bello di questa serie di modelli? Cioè che con poco potete divertirvi su una pista. Non voglio paragonare un modello di questo genere a un modello da gara attuale che compete nelle varie categorie presenti a livello mondiale, però è un divertimento che non è come comprare un modellino radiocomandato in miniatura giocattolo tipo quello che potete trovare in negozi che non sono negozi specializzati in modellismo. Qui parliamo di modelli, ragazzi, che so come quelle vere praticamente. Controlli proporzionali, tanto autonomia, cioè so troppo divertenti. Ci tengo a precisare che da poco è uscita anche la versione da drift. Incredibile ma vero, e sinceramente una versione che al momento non abbiamo qui, ma perché serve un'altra pista per poterla utilizzare, per poterla sfruttare al meglio. Un modello che derapa di queste dimensioni, due ruote motrici, dotato di giroscopio. Ho sempre fatto qualche video, comunque sia vi dico una cosa: se non volete perdervi nessun contenuto social, cioè seguiteci su Instagram, ragazzi, siamo una community enorme, quasi 80.000. come possiamo fare? Quindi adesso, prima di chiudere questo video, dopo avervi presentato le Turbo Racing, vi voglio far vedere quella del fasciolo. Allora, ragazzi, come potete vedere qui sì, parliamo. Ma non ho barato però. No, tu dici così, ma questa cammina un po' troppo, secondo me. Comunque, questa è la versione da fuoristrada. Vi voglio far vedere questa perché con un semplice clic possiamo aprire la carrozzeria e vedere com'è fatta sotto. Cioè, ma vi rendete conto? Guardate che tecnologia, guardate questa batteria e inoltre guardate nella parte anteriore, ammortizzatori. Gli ammortizzatori, ma avete capito o non avete capito che roba? Poi rimettiamo la carrozzeria con una semplice pressione messa
La scendiamo, cioè questa del fagiolo è allucinante. Anche questa ha le luci, come potete vedere, anteriori e posteriori. Questa è la radio, e guardate quella del fagiolo, perché ieri sera siamo rimasti qui, ci siamo mangiati una cosa insieme, dice vabbè dai, famose due giri che poi sono diventate, vabbè lasciamo stare, amo scaricate tutte. A un certo punto tira fuori questa, no, ma io adesso uso questa. Vai in partenza, non mi passa su due ruote. Cioè, guardate che roba, questa è quella da fuori strada, facciamo un giretto così, guardate come va, non è facile da seguire. Voi dite, va piano? Sicuri? Allora, guardate come faceva il fagiolo, uno non l'ha fatto, guarda se impenna, c'ho paura di farla cascare, guarda c'è cammina troppo, guarda. Alla una formica, mamma mia, allucinante. Un modello spettacolare, la serie Turbo Racing è veramente unica nel suo genere, e pensate che ci sono anche ricambi e anche upgrade, li stiamo terminando di inserire sul nostro online shop, ma per qualsiasi cosa ragazzi contattateci. Dove? Ma tramite sempre il nostro online shop, qual è? www.dpmodellismo.it. adesso io mi diverto con quella del fagiolo, gli scarico la batteria e vi dico un'altra cosa ragazzi, ma che ne dite di realizzare dei campionati adatti a questi modelli, perché fidatevi, non è che sono divertenti, qualcosa di più. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e non perdetevi i prossimi video. Un saluto a tutti, ciao!